Ciao, Horror Italy e Horror Italy, un soffocante bentornato dal vostro rugoso zio Ernio di Lapide, qui per esporre alcune personali e terrorizzanti opinioni di alcuni prodotti recentemente rilasciati dalla Universal. Anticipiamo prodotti davvero, davvero particolari, in quanto hanno sulla propria strada una serie quasi infinita di lontano rumoreggio non troppo positivo. Ma tagliamo subito la testa allo zombie e cominciamo. Doppio prodotto, unico pensiero. E parliamo delle miniserie TV tratte dai romanzi di Stephen King, L'ombra dello scorpione e I langolieri. Tra gli inizi degli anni 90 fino a gran parte della decade, i film TV e miniserie, come nello specifico caso, tratte dalle storie del maestro del brivido, presero una piega davvero inquietante, vista la moltitudine di release. Non saremo qui a elencarne una per una, altrimenti questo rece show si trasforma in un'odissea senza via di salvezza. Quel che è certo è che proprio L'ombra dello scorpione e I langolieri risultano essere tra i più riusciti. Il primo si prende la propria dose di minutaggio per esporre al meglio le parole di King. Infatti stiamo parlando di un film a puntate dalla durata complessiva di ben 6 ore. Un'infinità se considerata la media recente, ma tant'è, come spesso ci si trova davanti in passato, la realizzazione di determinate opere venivano prese estremamente sul serio. Scritto dallo stesso Stephen King, che ha adattato il suo celebre bestseller, il ricco cast comprende Gary Sinise, Molly Ringwald, Jamie Sheridan, Laura San Giacomo, Ruby Dee, Miguel Ferrer, Corey Nemec, Matt Frewer, Adam Strock e tanti altri. Il film gioca con uno strano senso politico che si rifà, in qualche modo, alle battaglie tirate sull'Alto Palazzo da John Carpenter. La messa in scena del lavoro è un vero e proprio tuffo nel passato, dove ci si trova ad una sorta di déjà vu, visto e vissuto in quegli stessi anni, e sempre come catalizzatore proprio King. Sembra strano, ma quasi tutti i lavori sembrano avere un sinistro senso comune che gravita come una Derry sempre presente e sempre affacciata su di un abisso demoniaco alla quale non si può che rimanere ammaliati. Chiaramente è un titolo che necessita di una dose di attenzione davvero alta e che fa da cornice ad una storia articolata perfettamente sotto la luce apocalittica su cui tutto suona di pura malvagità. Sempre nello stesso box troviamo l'altro lavoro, datato 1995 e diretto dal maestro Tom Holland, parliamo di I langolieri. Tratto dal romanzo 4 dopo mezzanotte, il lavoro si insinua sotto una torrenziale pioggia di ansia perenne, dove l'horror si mescola con la fantascienza. Una sperimentazione perfettamente riuscita che, nonostante i ridotti mezzi dell'epoca, ancora oggi si lascia guardare senza tante mezze misure. Il film, della durata di 3 ore, si muove fin dalle battute iniziali con fare diretto, senza lasciare il classico freno a mano tirato, come spesso capita sui lavori tratti dai romanzi di King, evidenziando la volontà di Holland di omettere alcune parti, probabilmente a lui poco funzionali su pellicola, e concentrando il fuoco della vicenda su di un action pacato ed elegante, trasportando lo spettatore dentro un viaggio in caduta libera verso l'abisso dello spazio-tempo. La fitta trama, semplice e dinamica, se ci si pensa bene, viene accerchiata da una sorta di thriller che sa di mistero, e questo avvalora l'intensità del racconto, rendendo la pellicola davvero piacevole e intrigante. Insomma, un prodotto dove l'acquisto è tutto fuorché sprecato. Se amate King, beh, questa sorta di mini box è uno di quegli oggetti da avere a ogni costo. Assegniamo alla versione DVD dell'Ombra dello Scorpione e I langolieri un bel 2 horror stab.
E veniamo ora alla parte divertente di questo Rece Show. Sì, perché i prodotti che andremo ora a vedere hanno avuto una dose di critica davvero feroce. E per feroce intendiamo che non hanno raggiunto quotazioni o medie di votazioni al di sopra della mediocrità. E invece il vostro rugoso zio Ernio di Lapide vi stupirà con considerazioni tutt'altro che distruttive. Ma andiamo con calma e vediamo di analizzare in breve questo prodotto del 2018, Unfriended Dark Web. Ecco nella trama. Quando un ragazzo scopre una misteriosa cartella all'interno della sua laptop, lui e i suoi amici vengono inconsapevolmente catapultati nelle profondità del dark web. Presto si renderanno conto che qualcuno sta osservando ogni loro mossa e questo qualcuno è disposto a compiere gesta inimmaginabili per proteggere il dark web. La trama, ok, ve lo concediamo, non è tra le più complesse della cinematografia horror, ma ci sentiamo difendere in qualche modo questo cucciolo di pellicola, perché è rivolta ad un tipo di pubblico dalla distratta visione e gioca con gli intrighi in modo piacevole, cadenzando la trama con ritmi sempre alti e attimi di violenza simil Final Destination. Tutta la sessione narrativa è concentrata su di un piano sequenza unico e non si sposta praticamente mai, incentrando in prima persona ogni atto che ne sussegue, attimo dopo attimo. Ogni cliché è fedelmente toccato sopra una sessione di abusi di parole adatte e specialmente rivolte alla New Generation. Il mondo del web, tutto il proprio chiacchierio, a appropriare saccenze da leoni di tastiera utili solo per primeggiare su di un territorio fittizio, sono armi che vengono esposte con fare talmente brutale e diretto da rimanerne catturati, quantomeno per associazione e riconducibilità storica. Il focus dell'horror è una diretta conseguenza e ci si trova davanti ad un'opera che non vuole prendersi interamente sul serio, capace nel contempo stesso però di regalare attimi di violenza davvero ben realizzati e anche estremamente originali. L'intero cast giovanile, composto da attori semi sconosciuti, rende quasi innocua questa pellicola, che non ci sentiamo di stroncare, anzi, addirittura vi invitiamo all'acquisto proprio in virtù del fatto di avere nel proprio arsenale una sana dose di divertimento assicurato. Assegniamo a questo Unfriended Dark Web 3 Horror Stab. Ed eccoci al titolo più discusso e meno apprezzato del momento. Pet Sematary, cimitero vivente, meglio noto come il remake che ha mosso aspramente la critica e divisione tra il pubblico che l'ha odiato e pubblico che l'ha detestato come la sete nel deserto il 15 di agosto. Insomma, un suicidio annunciato. La trama, beh, è la stessa, ma modificata. Anzi no, quasi uguale, ma diversa. Anzi, vediamola insieme. Diretto da Kevin Colch e Demis Widmyer, Pet Sematary vede come protagonista il dottor Louis Creed, il quale, dopo essersi trasferito da Boston in un piccolo paesino del Maine con la moglie Rachel e i suoi due figli, scopre l'esistenza di un misterioso cimitero per animali nascosto nella foresta adiacente alla sua abitazione. Dopo una terribile tragedia che colpisce la sua famiglia, finendo con logorare la sua vita e la sua anima, Louis diventa molto amico del suo vicino Jude Crandall, aprendo le danze ad una serie di eventi sconvolgenti che potrebbero avere delle conseguenze a dir poco fatali. Allora, c'è da dire immediatamente che bisogna in tutti i modi distaccarsi dal titolo originale diretto da Mary Lambert. Il film del 1989 è probabilmente a tutti gli effetti una delle trasposizioni meglio riuscite di un romanzo di Stephen King. È immortale la sua figura, che ha reso iconiche alcune delle proprie scene. Di questo remake non c'era probabilmente bisogno, ma non reputiamo il titolo un prodotto da buttare, anzi,
tralasciando alcuni buchi di trama e autocisterne pesanti, tonnellate, silenziose come ninja, pronte a spuntare fuori dal nulla in momenti nel più no sense dei jumpscare. Beh, Pat Sematary si articola bene in una narrazione scorrevole ed interpretata altrettanto bene. Le figure inquietanti dei bambini a ridosso del cimitero sono di efficacissimo impatto visivo e forte senso emotivo. Se da una parte il bene è focalizzato sull'eterno riposo all'interno del Pet Sematary, dall'altra troviamo un netto squarcio separatore. La trama, infatti, conduce in quello che a tutti gli effetti è il motore della pellicola, il luogo in cui gli antichi seppellivano i propri cari per farli tornare in vita, ma quella stessa non più simile a quella vissuta. Insomma, morti viventi famelici. I fatti e il susseguirsi della trama sono ormai noti a tutti, non c'è bisogno di esporli. Quello che rende, a nostro personale giudizio, gradevole questa pellicola è proprio sui momenti di grande tristezza su cui tutto fa peso. Sì, perché, a pensarci bene, King fu abile a mascherare di orrore un racconto drammatico e fatto di azioni, al limite pur di riportare in vita un proprio caro. I cambi di alcuni personaggi suonano lievemente aspri, se si conosce il lavoro originale, ma, come vi ha consigliato il vostro rugoso zio Ernio di Lapide ad inizio puntata, mai lasciarsi influenzare da ciò che è stato. Superato lo scoglio che potrà sembrare immenso, ogni cambio e ogni dinamica vi risulterà davvero piacevole e coinvolgente. Le location sono davvero sinistre e le atmosfere, per l'appunto, cimiteriali, sono ricreate sotto una fredda ottica di maligno. Da segnalare in questa bella edizione Blu-ray innanzitutto la bellissima copertina, ma tra i vari e gustosi contenuti extra, il finale alternativo, che non sveleremo per ovvie ragioni, ma possiamo dire renderà lievemente meno arrabbiati tutti i detrattori. Insomma, un lavoro che noi non sentiamo bocciare e per dover di difesa assegniamo anche ad onorificenza un bel 3 Horror Stab. Essendo un remake, ovviamente non poteva mancare la splendida Pet Sematary dei Ramones, che per grande coerenza hanno deciso di inserire in versione cover dagli americani Starcrawler. Horror Italy e Horror Italy, per il vostro rugoso zio Ernio di Lapide è tempo di tornare nella propria fresca lapide. Prima di salutarci però, vi ricordiamo che i link dei relativi prodotti targati Universal saranno inseriti nelle sporche viscere di descrizione qua sotto, dove troverete anche le nostre personali votazioni in Horror Stab. Per ora è tutto. Buonanotte e lasciatevi terrorizzare.